Buonasera, eccoci qua, venerdì 21:45, Televita, finalmente sono tornato dopo un mese praticamente di assenze, 4 settimane, mi scuso con tutto il pubblico che mi segue calorosamente, spesso mi hanno anche fermato, ma come mai, che è successo qualcosa, alcuni hanno anche adombrato, avete litigato con Richard, ma non esiste una cosa del genere, è impensabile, è un qualcosa di, anzi, un qualcosa di talmente remoto e talmente lontano che io personalmente ho sofferto in questi periodi in cui sono stato distante dall'emittente, da voi, dalla musica e da Richard, proprio perché non ho potuto interagire con voi, no? Che siete qui e che ci seguite così numerosi e così calorosi. Allora, oggi abbiamo una puntata speciale dedicata a un personaggio che Richard ha già presentato la settimana scorsa. Abbiamo una puntata dedicata a Patrick Rondat, un chitarrista che molti vedono come un personaggio che si può accostare alla vecchia scuola dei chitarristi tipo Steve Vai, Joe Satriani. Questo è un discorso che non esiste. Patrick Rondat viene in un periodo successivo ed è sempre stato un chitarrista che ha prodotto grandi lavori di grandissimo livello. Comunque, su questo io voglio proprio parlare con Richard, perché prima abbiamo intavolato un discorso. Buonasera Richard, finalmente Ciao, insieme, eccoci. Gianni, finalmente insieme, capisci? Bisogna fare qualche crocetta nel libro nero della RBO, Assolutamente. perché non viene, capito? Non si fa trovare, poi ritorna. Però la verità è un'altra, che ci sono stati anche dei problemi, capisci? Ci sono stati anche dei problemi e devo salutare un'altra persona che è piena di problemi in questo momento, che è il nostro sponsor, Angelo Carpenelli. In bocca al lupo, In Angelo, bocca al lupo, in che bocca al sta lupo. molto male in questo momento, lo ricordo, ma lo ricorderemo ancora meglio più in avanti, il suo negozio Istinti Musicali a Via delle Albizie 22. Cioè, c'è da dire, non siamo fatti, siamo fatti di carne, capisci? La carne si taglia, no, non siamo fatti di ferro, capisci? Ma io voglio essere più forte. Capito? Non mi voglio lasciare incastonare nell'involucro umano, no? Del taglio, della forbice, della depressione, del pensiero. Io voglio andare avanti, stringere i denti e andare avanti! Capisci? Questo è il discorso. Meno male che c'è ancora qualcuno che dice andiamo avanti. Io ho visto invece molti che sono andati indietro No, in sai che questi fanno anni. loro? Loro, c'è una forza che li spinge in avanti e c'è una moglie che li tiene per la coda. Attenzione! Capisci, tanti musicisti, amici miei, Ma guarda, io capisci? anche ho tanti amici che le mogli si rivolgono e gli fanno tizio, sits, tizio, plaz, come il cane, come dici tu, no? Fanno veramente no. No, Adesso, a ma io non parte. posso, non posso, non posso, Gianni, non posso più continuare così. Comunque, No, poi. anche perché tu vedi gente che, come dici tu, va avanti e torna indietro. Tu guarda gli ultimi lavori di Steve Vai. Bravo. Guarda gli ultimi lavori che sono stati fatti da altri chitarristi importanti, da Frank Gambale. Guarda i lavori fatti anche episodicamente da chitarristi come Reb Beach, tutta quella vecchia Ricky Cozzen, scuola, ultimo. Richie Kotzen, Alex Skolnick, che ha riprodotto quel lavoro di Metallica suonati jazz. Che cosa significa questo? Cioè, è Paul assurdo. Gilbert. No, Paul Gilbert rappresenta secondo Quello è me l'apice, peggio. proprio l'apice, quella veramente è uno che Una suona. festa tra amici che fa i pezzi di Lui Abba. registra e lo vende come suo disco ufficiale. Assurdo, Registravo assurdo, malissimo, tra assurdo l'altro. proprio. No, ma io vorrei effettivamente far vedere la rappresentazione vivente ed emaciata della desolazione di Steve Sì, Vai. ma allora, Richard l'ha ti dispiace se la scovato? facciamo No, vedere no, dopo? no, La vuoi far vedere assolutamente. subito te? No, dici di no, No, non io ci la, te intristiamo da no, la subito. tengo un attimo come chicca. Capisci? Allora, Lo so che tu sei. No, perché no, Gianni ha ragione, io voglio perché levare io. le Scusa Gianni, io brutture. ho detto, chi ha fatto un disco come quello di Steve Vai, e l'abbiamo presentato in una puntata veramente dove io ho bruciato la copertina, mi sono messo per terra, c'era quella relazione con quelle due note che sembrava Feelings di Morris Albert. Nini. Non c'è nessuna attinenza col suo passato
e uno dei migliori chitarristi viventi che fa un disco così schifoso, ci doveva essere qualcosa che non va nella sua mente. E lì Gianni ha ragione. Allora, a questo punto ti do ragione, dato che è passato un po' di tempo, c'è qualcosa che non va. Era un bel ragazzo, ve lo ricordate, nei film con i Whitesnake, con gli Alcatraz, con David Lee Roth, da solo. Per cui ero sicuro, sentendo la musica, che c'era qualcosa che nella testa non va, capisci? Perché uno così bravo non fa un disco così mixato male, fatto male, con idee brutte, schifose. E Gianni lì ha ragione, allora lo facciamo vedere due volte. Guardate Steve Vai ora. Sei pronto, Simone? Siamo pronti a far vedere Steve Vai? Ecco, praticamente si vede bene, Gianni, che tu vedi meglio di me? Emaciato, si vede benissimo, distrutto, sembra quasi depresso. In una foto ufficiale, no, è incredibile che... Questo è Steve Vai adesso, sembra un cadavere! Sembra un cadavere! Io direi, l'onorevole Fassino sembra il ritratto della salute. Il ritratto della salute, Fassino, a paragone. Rifacciamolo vedere, Steve Vai. A me dispiace, per carità, però voi vedete che io ho sempre ragione, perché questo è il risultato. Se voi vedete le sue gambe sono inesistenti, sono due ossa. Due ossa! Allucinante, allucinante, allucinante. Fortunatamente per noi la qualità e le idee non mancano, specie in Francia. Oggi geograficamente ci rispostiamo in quell'area che ha dato i natali a questo grande chitarrista, che è appunto Patrick Rondat. Patrick Rondat per me è una conoscenza vecchia, ma perché lo è? Perché Richard mi ha fatto conoscere Patrick Rondat già dai primissimi lavori, dagli albori dei tempi, ed era già un mostro, cioè era già un chitarrista che non aveva rivali, e questa sua mostruosità ha continuato sia nelle composizioni sia nella tecnica, che è eccezionale, sopraffina. Oggi, se noi avessimo a disposizione una trasmissione di un'ora, passeremo integralmente tutti quanti i brani. Quello che, su cui invece ci andiamo a concentrare adesso, sarà una interazione fra una parte del quinto brano del nuovo lavoro di Patrick Rondat, e sospenderemo una parte acustica, anche se Patrick Rondat suona molto bene la chitarra acustica, quindi nel finale riprenderemo questa sua notevole capacità di prodursi anche sulla chitarra acustica. Tagliando questa parte, vi dicevo, nel quinto brano torneremo ad ascoltare una sola allucinante dello stesso brano. Adesso lo trasmettiamo. Questo è Patrick Rondat e il suo nuovo lavoro. Qui sospendiamo temporaneamente per passare all'altra scansione del brano, dove Patrick Rondat esprime una furia omicida alla chitarra, veramente. Sì, parte adesso una parte, diciamo, più lenta, più soffusa, di chitarra acustica. Si ambienta. E chiaramente lo facciamo per brevità, purtroppo, di tempo, perché la nostra trasmissione ha una certa durata, e c'è un clima un po' western a un certo punto, molto ibrido, molto strano, e poi ritorna invece la veracità della chitarra plettrata a livelli allucinanti, perché il suo stile è quello, plettra tutto, ma no, plettra in una maniera nuova, perché lui interpone scale sulle basse continue, con dei specie di rivolti sulle scale continue a velocità illimitate, che portano poi la chitarra sulle note alte. Fateci caso a questo nuovo tipo di roundabout che fa lui, no? Questa scansione. E qui il discorso che dicevi tu, che lui porta effettivamente avanti il livello tecnico della chitarra. Sì. Se
Satriani, Steve Vai, Ricci Kotzen, Frank Gambale, Yngwie Malmsteen hanno costituito uno standard 15 anni fa, standard da cui tutti abbiamo detto difficilmente ci potremmo spostare. Questi sono i nuovi mostri che effettivamente, che poi non sono dei novellini alla chitarra, no. Si sente l'esperienza di fondo, no? Sì, noi fino adesso, io direi quest'anno, abbiamo scoperto tre grossi nomi. Patrick Rondato non è una scoperta, è una realtà. Però oltre al disco di Patrick Rondato, che secondo me è il più bel disco dell'anno fino adesso, abbiamo scoperto Joep Wolters e anche Patrick Carlson, che era molto bravo, ma ce ne sono altri molto bravi in arrivo. Andiamo a sentire questa seconda parte del disco, grazie Marco! Vai, vieni su di me un attimo, vai. Lo dici te, Gianni? Ma è indifferente. Comunque, tra... No, volevo spiegare solo una cosa per Marco. Noi salteremo adesso il prossimo pezzo, e anche per Simone, e andiamo sul brano acustico. Sull'ultimo, perché diciamo. Siccome abbiamo sentito tanta chitarra elettrica, io, Richard Benson e Gianni Neri, che ricordo questa trasmissione non l'abbiamo ancora detto, va in onda il venerdì a un quarto alle 10. 21:45 su Televita, e si chiama Cocktail micidiale. Io voglio testimoniare una cosa, di come Patrick Rondat sembra ancora più mostruoso sulla chitarra acustica, per cui saltiamo il pezzo successivo e chiuderemo col brano acustico. Quanti minuti abbiamo a disposizione? 3-4 minuti? 4 minuti, la perfezione. Gianni, parla te allora. No, quello che volevo dire è che non è un episodio a sé il fatto che Patrick Rondat sia un mostro alla chitarra acustica. Anche Steve Stevens, che è uno dei chitarristi più accreditati, no? Che abbiamo presentato anche in altre occasioni, lo conoscono tutti, chitarrista di Billy Idol, probabilmente con Billy Idol nel disco nuovo che uscirà di Billy Idol, è un mostro alla chitarra acustica. Ha fatto dei dischi impegnati con dischi... Terry Bozzio e con Tony Levin. Anche, diciamo, se, come no? Sì, assolutamente. Perché se tu dici meravigliosi. Questi dicono, ah, magari ha fatto le cose commerciali. Ha fatto gli Atomic Playboys, ha fatto tante cose. Ha fatto cose serie, cose importanti, colonne sonore. No, ma Steve Stevens è un chitarrista di tutto rispetto, un musicista molto importante. Patrick Rondat è essenzialmente un chitarrista elettrico, ma è anche un mostro alla chitarra acustica. Lo è anche Skolnick, lo è stato per certi versi, ma Patrick Rondat è un'altra camminata, è un'altra categoria. Adesso a me mancano solo due chitarristi della vecchia scuola che hanno introdotto la nuova metodologia dei mostri, ovvero Yngwie Malmsteen, che lo voglio sentire assolutamente, sì, perché quello sarà il disco nuovo, e poi Richard, sì, purtroppo ci vanno cenni vari, sì, qui sì, abbiamo poco tempo, sentiamoci. Io però, prima di chiudere, l'ultima volta, Simone mi deve fare un regalo, la foto di Steve Vai. Mandalo un attimo. Come si è ridotto Steve Vai a carne ed ossa, una larva umana. Quello che avevo detto io, qualcosa non va. A me dispiace. Mi dispiace molto, perché sto parlando di uno dei più grandi chitarristi dell'epoca, della storia della chitarra, che ha fatto un disco schifoso, un disco di merda, e viene testimoniato dalla sua fisicità. Ormai alla fine. Godiamoci Patrick Rondat acustico. Sì, però adesso Rondat col pianoforte di Francis Lockwood, fratello del violinista francese Didier Lockwood, da un altro disco, da una compilazione ultima uscita, Patrick Rondat alla chitarra acustica, fa paura anche ad Aldi Meola!